giornata molto calda, avete sfidato la lettera curatoria per restare qui con noi e per la presentazione del libro di Tirato di Giammarino, quindi fa un doveroso ringraziamento a tutti presenti. Un ringraziamento anche alle autorità presenti, tra cui il viceprefetto e rappresentante del prefetto Portelli. Siamo in attesa che arrivi anche il sindaco per portare il saluto della città e all'inizio abbiamo anche la defezione del presidente della Banca Popolare Popolare, che purtroppo ha avuto un piccolo contrattempo in autostrada, la sua auto è tutto guasto e quindi è in attesa di un altro mezzo per poterci raggiungere qui in questa sala. Grazie ancora a tutti di essere intervenuti e l'occasione, dopo tutto, è molto importante. La presentazione del libro di Gerardo Di Giammarino, il secondo volume sulla storia dell'ospedale di Gio Simone, che è un'opera di grande rilievo, di carattere storico e documentario, e che ha richiesto un grande lavoro di fatica da parte dell'autore, ed è un'opera che può essere senza dubbio considerata una pietra miliare tra quelle che raccontano la storia della nostra città. Non mi voglio dilungare più di tanto perché la temperatura è molto calda e quindi cedo subito la parola al dottor Fabrizio Cristofari, il presidente dell'Ordine dei Medici di Frosinone, che insieme alla Banca Popolare di Frosinone ha dato un contributo anche concreto per la realizzazione di questo volume. Buonasera a tutti, beh, io non voglio perdere tempo, io voglio solo dire che Gerardo è bravo, lo abbiamo fatto come ordine per la seconda volta e abbiamo anzi sollecitato pure gli altri, gli altri storici della sanità provinciale. Io vedo il dottor Gabriele che è il capo delle nostre ricerche bibliografiche, abbiamo iniziato negli anni 60 a pubblicare sul bollettino un archivio storico della sanità di questa provincia e ci aspettiamo che pari lavoro di documentazione sia realizzato nei tanti ospedali che sono stati chiusi, per esempio mi ricordo il glorioso ospedale di Ceccano, Danagni, Isola Liri, gli attuali ospedali di Sora, Cassino, ospedali che hanno fatto la storia di questa provincia. Perché vedete, la sanità, che oggi è un tema estremamente difficile affrontare, è stata una risorsa di questa provincia, lo stato in termini di culturali, di professionisti e di che a vari livelli, medici, infermieri, si sono distinti, ed è stata una risorsa anche di quello che oggi chiameremo PIL, cioè di investimenti edilizi, di realizzazione. Poi noi non ci pensiamo mai, ma in questa provincia per esempio abbiamo 4 ospedali, tutti e 4 assolutamente tecnologicamente adeguati. Quello di Sora c'era qualche problema in ordine al fatto che Sora è stata riclassificata una zona ad alto impatto sismico, per cui evidentemente la costruzione, la ricostruzione degli anni 60-70 ha qualche problematica, ma dal punto di vista strutturale noi abbiamo Frosinone, Cassino, Alatri, che sono ospedali assolutamente dignitosi dal punto di vista strutturale. Allora, il lavoro di Gerardo è stato bello perché Gerardo è partito da quello che era il concetto nel primo volume di ospitale, cioè di quella, del posto in cui il disagio, che è un po' quello che succede oggi, il disagio si univa alle patologie infettive essenzialmente. Se voi immaginate, lo dico da, non so se da operatore o da vittima, venite insieme con me nel mio pronto soccorso, vedete che si coniugano bene il disagio, per esempio, e le patologie infettive. Pensate che io sono così vecchio da ricordare, forse c'era Giovannino Bonomo e Gianni Meroli a quella riunione che la NAU fece negli anni 80, io sentii dalle mie orecchie un assessore regionale che diceva che le patologie infettive erano debellate nel mondo. Dopo 2 anni esplose l'AIDS e oggi siamo tornati a patologie infettive assolutamente comuni, però molto resistenti agli mezzi che noi abbiamo messo in campo, cioè gli antibiotici. Guardate, Gerardo è bravo non solo a scrivere quello che scrive, ma a cercare quello che trova, che ha trovato. C'ha materiale, penso, per scrivere in altri 3 volumi, infatti io mi sto cominciando a preoccupare
dal punto di vista delle mie, del mio intervento, però vi devo dire che i medici della provincia di Frosinone, ogni volta che ho portato a bilancio questa opera come una spesa, l'hanno considerata una spesa produttiva, perché è un qualcosa che avvicina gli operatori, i medici in particolare, ma tutti gli operatori sanitari al popolo. E questo è un po' quello che è la mission della nostra professione. Noi dovremmo avere la qualità di essere vicini ai malati, vicini a chi sta male. Un'ultima cosa, l'ospedale Umberto I, negli anni in cui io mi aspetto il futuro, quindi per farlo già, gli altri volumi ce l'ha, non è stato, l'ospedale di Frosinone è un po' come è successo un po' per tutte le istituzioni. Io per esempio mi ricordo che qui vedo rappresentanti augusti del clero, in questa provincia Frosinone non era una sede, diciamo, distaccata del vescovato. Io andai a fare la cresima a Veroli, per esempio. E lo stesso valeva un po' per la sanità. L'ospedale di Frosinone ha avuto un ottimo periodo nel primo dopoguerra, grazie all'azione di alcuni medici che insieme si misero d'accordo, leggete il volume, a cavallo del dopoguerra ha subito il declino che questa città ha subito. L'ospedale stava sul territorio, vedo qua, io mi ricordo la figura del dottor Rea, il padre del nostro carissimo collega, nonno di colleghi. Mio padre, quando stava male, diceva: chiamate Rea, cioè chiamatemi il medico che rappresentava l'ospedale, no? Che ne so, i tuoi familiari, che diciamo erano delle zolle che si ergevano per la loro qualità. L'ospedale inizialmente, soprattutto nel primo dopoguerra, non era una struttura particolarmente efficace ed efficiente, però viveva di una storia sua interna importante, in cui si facevano interventi, in cui ci si misurava con la qualità e con la proprietà degli ospedali romani. Lo sviluppo si è avuto negli anni 60-70, l'ospedale di Frosinone ha cominciato ad essere un ospedale di riferimento, un ospedale provinciale, però le radici erano più radici territoriali. Quindi c'è stato un momento negli anni 60-70 in cui i professionisti hanno cominciato ad andare a lavorare in ospedale, uscita l'ostetricia, la ginecologia, le chirurgie si sono attrezzate. Le strutture private hanno cominciato il declino che ha caratterizzato il declino in tutta Italia. Io da Gerardo, io ho scritto nella prefazione che la cosa importante di questo libro, al di là del racconto, al di là del modo di raccontare, che è singolare ma piacevole, c'è chi sicuramente più di me potrà giudicarlo, è bello questo lavoro di scavo, questo lavoro che va a cercare documenti e che rende chiare situazioni che erano difficili. Io veramente ho sicuramente tediato, ho detto a Gerardo che purtroppo io ho un'incombenza disastrosa, che è l'Assemblea dell'Ordine Medici, spero che mi voti il bilancio, perché sennò sono costretto a non fare le future edizioni. Però io credo che la possibilità che viene data dalla banca e dall'ordine, cioè di mettere in piedi un'opera editoriale, tra l'altro io penso che da sola costi, perché io penso che lui ci si dedica, oltre il lavoro che fa, ci si dedica a tempo pieno, cioè, perché se no sarebbe difficile scavare, trovare documenti, fotografie, aneddoti. Io penso che le fonti siano fonti per tutti disponibili, ma lui ha la qualità di andarle a cercare. Vi ringrazio e vi auguro davvero buona lettura a tutti. Gerardo, l'amico Gerardo, devo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con lui per la stesura di questa opera così importante, e lo devo ringraziare più volte. La prima volta lo devo ringraziare come cittadino di Frosinone, perché con la passione che Gerardo ha
messo nel ricercare tutta la documentazione e tutti gli aneddoti per risalire alla storia dell'ospedale, sono serviti non solo alla storia dell'ospedale, ma sono serviti anche a conoscere la storia della nostra intera città, almeno in quel periodo che è interessato dal volume che qui ha presentato Gerardo. E questo chiaramente interessa un po' tutti noi. È un lavoro estremamente affascinante e molto interessante perché, ripeto, oltre a farci capire come è nato l'ospedale, qual è stata l'evoluzione della storia dell'ospedale, ci porta a conoscere tante storie della nostra città, tanti aneddoti, tanti documenti, tante persone che sono state importanti nel bene e nel meno bene, nel creare il volto di questa nostra città. E quindi il volume diventa interessante e più interessante per tutti, anche per questo aspetto, e dobbiamo ringraziare un po' tutti quanti per questo. Il secondo ringraziamento che voglio fare a Gerardo, io lo faccio come collega, perché siamo entrambi dipendenti di questo ospedale. Lui è ancora in attività lavorativa, io ne sono uscito qualche anno fa, però ci sono stato dentro 40 anni e 40 anni mi sono serviti per conoscere bene come funziona questo luogo, mi sono serviti per conoscere bene quali sono le sensazioni, i sentimenti che girano intorno a queste persone che frequentano l'ospedale, e quindi posso dire con una certa ragionevolezza che, spero di non essere smentito da Gerardo, io penso che Gerardo, oltre ad essere ispirato da questa sua passione forte per la ricerca di documenti, per questo suo desiderio di conoscere la storia, questa sua capacità di raccogliere dati, che sicuramente l'ha spinto, è stato il primo movens per la compilazione di questo libro, io credo che Gerardo sia stato ispirato anche da un profondo amore per il suo lavoro e per l'ambiente che frequenta, credo. Questo lo dico perché so bene come funzionano le cose per chi lavora in ospedale. E questo amore traspare tra le righe di questo racconto, che altrimenti sarebbe anche un po' freddo, ed è un valore in più, un valore aggiunto alla squisitezza, alla preziosità di questo dire di Gerardo sull'ospedale di Frosinone, sulla sua nascita e sulla sua crescita. L'ospedale è un luogo di lavoro particolare, è un luogo unico forse, diverso da tutti gli altri, perché nell'ospedale transitano le sofferenze, nell'ospedale l'umanità si mette spesso a nudo, e nell'ospedale i sentimenti e le sensazioni sono fortissime. Nell'ospedale si lavora tutti insieme, si soffre tutti insieme, si rischia tutti insieme, si gioisce tutti insieme, e quindi è difficile che una persona che esca dopo 40 anni e via discorrendo dall'ospedale non abbia dei ricordi e non sia attaccato a quelle mura, a quelle stanze, a quegli odori, a quei sapori, a quei rumori che pervadono l'ospedale, a quelle persone che lo hanno fatto grande, che lo rendono grande, che danno un volto alla nostra sanità, persone che sono passate e persone che ci stanno transitando. E Gerardo le nomina alcune di quelle persone che sono state importanti, nomina il grande chirurgo Moraldi, nomina il grande medico Rea Ernesto, non Mino che sta qui, il dottor Spaziani, Sandro Lunghi e tanti altri magari un po' più recenti che evito di nominare, ma anche tante persone che non sono medici, ricordo Teresa Sabatini,
ricordo Ignazio del centralino, Pietro Scarzelletta, tutte persone che hanno amato profondamente e che sono rimasti veramente nel nostro cuore. E questo è l'amore che si sente nelle parole che Gerardo ha voluto accompagnare nei suoi scritti del libro attuale. E questo amore lo conosco bene, perché 40 anni mi hanno insegnato tanto, e questo stesso amore che Gerardo ha messo nel compilare il suo libro è stato l'amore che ha spinto me e l'associazione che rappresento a dedicare all'ospedale di Frosinone tutta l'energia e tutto l'impegno che ha voluto profondere per rendere la nostra azione utile per migliorare la qualità assistenziale della nostra struttura. Questo è il terzo ringraziamento che voglio fare a Gerardo, perché Gerardo con questo libro ha voluto che ci fosse una dedica all'associazione che rappresento, regalando, donando all'associazione i proventi che possono derivare dall'acquisto da parte del pubblico di questo volume. L'associazione ormai ha quasi 25 anni, è un'associazione nata perché c'è stata una tragedia che dovuta a una malattia bruttissima che ci ha fatto molto male, ma che ha rappresentato anche la spinta per migliorarci, per andare avanti, per fare qualche cosa di positivo. Non ci ha distrutto come qualche volta può succedere, ci ha dato l'occasione per manifestare tutta la forza che il desiderio di rivalsa nei confronti di questa malattia, che è una malattia del sangue, la leucemia, ci ha dato per poter agire. E abbiamo agito con l'associazione esclusivamente sull'ospedale di Frosinone. E l'abbiamo fatto con grosso impegno, l'abbiamo fatto costruendo 25 anni fa circa, cominciando a costruire l'ambulatorio di ematologia, poi abbiamo costruito il day hospital, poi abbiamo costruito il reparto, con un impegno gravosissimo che veramente a pensarci adesso mi fa dire: ma come abbiamo fatto? Perché è stata una cosa veramente grande. E ricordo che quando dovevamo costruire il reparto andavo nello studio dell'ingegnere Clemente a fare i progetti e a chiedere i preventivi, e quando presentava i preventivi mi vedeva sbiancare e si accorgeva che insomma la paura non era da poco, perché i preventivi erano di centinaia di migliaia di euro. E allora l'associazione, che è un'associazione ancora adesso piccolissima, un'associazione locale, non certo un'associazione come tante altre nazionali che hanno grossi patrimoni, insomma centinaia di migliaia di euro veramente spaventavano. Però lui ci disse: non ti preoccupare, perché vedrai che i soldi arrivano. E in effetti in un anno costruimmo quel reparto, i soldi sono stati 500.000 euro, li abbiamo pagati tutti e subito, e ci sono anche avanzati. E con quello che è avvenuto dopo siamo stati in grado anche di ristrutturare il day hospital, di fare una sala multifunzionale e molto più recentemente siamo stati in grado di far fronte a una difficoltà notevole che ha corso l'ematologia, che è stata quella di ridurre la sua funzione, addirittura di chiudere per mancanza di personale. E siamo riusciti a finanziare 3 medici che hanno tenuto in vita questo reparto, e questo reparto adesso funziona in pieno con un organico pieno di medici e di altre personale infermieristico, tutto di ruolo. Quindi è stato un bello sforzo dovuto sia alla nostra volontà, alla nostra capacità, ma soprattutto
dovuta alla grande solidarietà della gente, delle persone che ci hanno seguito, che hanno avuto fiducia in noi e che noi ringraziamo tanto sempre, con la speranza di poter andare avanti con iniziative che, come questa che Gerardo ha voluto proporci, ci rende sicuramente fieri e grati, e soprattutto ci dà il coraggio di continuare ad andare avanti per migliorare, per tenere sempre alta la qualità il più possibile della sanità del nostro territorio. Io vi ringrazio e ringrazio soprattutto Gerardo. Chi mi ha preceduto ha ricordato la figura di mio padre. Io adesso sono chiamato qui a ricordare brevemente quello che è stato per Frosinone, per l'ospedale di Frosinone. Non c'era una luce, quindi, perché volevo leggere la doccia. Dunque voglio ringraziare innanzitutto il Gerardo, che appunto ho voluto ricordare la figura di papà, e il dottor Ernesto Rea, il quale voglio ricordare tra le altre cose è stato il primo medico laureato di Frosinone. Egli si è laureato nel 1936 presso l'Università della Sapienza di Roma. Assai presto la sua vita professionale si è intrecciata con gli eventi bellici dell'ultima guerra mondiale. Richiamato alle armi sul finire del 1940, partecipò come tenente medico del corpo dei bersaglieri alla campagna di Russia del 1941. Pur con qualche danno da congelamento alle dita dei piedi, sopravvisse a quella terribile esperienza, in quanto nel 1942 venne rimpatriato causa licenza matrimoniale. Una volta in patria, nella confusione generale per la guerra che infuriava, prestò la sua opera presso i presidi ospedalieri ancora attivi sul territorio della Ciociaria, a Fiuggi in particolare, dove erano focalizzate le attività sanitarie, belliche e civili, ed ebbe modo di allacciare una proficua collaborazione professionale ed umana con il già ricordato professor Mino Moraldi, illustre chirurgo romano, ma di adozione, perché lui era nato a Veroli. A seguito poi del ripristino prefettizio sul finire del 1944, al dottor Ernesto Rea venne affidata la responsabilità della profilassi e della cura delle malattie venere, allora molto diffusa. Nel 1945, come legge nel libro in presentazione, il dottor Rea assume l'incarico di guardia medica quale aiuto medico chirurgo del nuovo civico presidio ospedaliero di Frosinone, dotato di 60 posti letto, che venne attivato dalle autorità cittadine nel fabbricato del dispensario antitubercolare di via Napoli. Quello è stato il primo presidio ospedaliero immediatamente dopo la guerra, perché era un edificio che non era stato colpito dai bombardamenti. In quella sede, assieme ad altri medici, con i pochissimi mezzi a disposizione, essi assicurarono i bisogni sanitari della popolazione dal 1945 al 1948, quando, col trasferimento all'immobile dell'ex Olmi di via Mazzini nel 1949-50, l'ospedale cittadino assumeva una veste e una funzione meno emergenziale, e dove, pur nella centralità della medicina e della chirurgia generale, medici sia locali sia provenienti da fuori avviarono le prime pratiche sanitarie anche specialistiche. Quando poi divenne titolare della seconda condotta medica di Frosinone Scalo, affiancando quella da più tempo presente a Frosinone Alto, diretta dal dottor Salvatore Treviterra, il dottore Ernesto Rea pose fine alla sua attività di aiuto medico-chirurgo dell'ospedale.
Per farvi concludere questi miei brevi ricordi, consentitemi una riflessione. I presidi ospedalieri più o meno emergenziali, ricordando in precedenza sia a Viale Napoli sia a Viale Mazzini, quindi negli anni 45-50, hanno avuto un grande merito, quello di consentire ai medici e chirurghi, nonché al personale sanitario che vi lavoravano, di acquisire esperienze e professionalità diventate indispensabili poi nel 1963, quando in realtà venne finalmente inaugurato il vero ospedale Umberto I di Frosinone, quello che è sito in Viale Mazzini. E questo può consentire allo stesso ospedale di affermarsi, come già era stato già ricordato in precedenza da un intervento, credo, del direttore, del presidente dell'Ordine, come un polo sanitario di riferimento per l'intera provincia di Frosinone. Un ricordo voglio manifestare nei riguardi di quei medici della prima ora, mio padre, il professor Mino Moraldi, il professor Pasquale Giacobellis, suo sostituto, il dottor Nicola Spaziani, che fu il secondo cittadino di Frosinone a laurearsi in medicina, il dottor Marchesi, medico e radiologo, il dottor Norcia, ostetrico, il dottor Saprolunghi, che voi tutti conoscete perché è un personaggio estremamente poliedrico, il dottor Calcaterra, il primo primario di Frosinone, e tanti altri, vedo qui anche il dottor Merolli, che naturalmente si sono aggiunti successivamente al primo vecchio nucleo di medici ospedalieri che intrapresero l'attività immediatamente dopo la guerra. Chi vi parla, nel 1972 entrò a far parte della famiglia ospedaliera dell'Umberto I. Ebbene, avvertì da subito il rispetto gerarchico e generazionale che legava quei medici, la dedizione, il grande impegno professionale, la intercambiabilità nell'affrontare non solo le emergenze sanitarie. Quella classe medica ispirava fiducia e autorevolezza, e si può ben dire che i cittadini sofferenti si sentivano protetti. Forse oggi non sempre accade la stessa cosa. Vi ringrazio per l'attenzione. Sottolineando l'importanza che ha la pubblicazione di Gerardo Di Giammarino nel panorama storiografico della storia locale. Discutevamo prima che iniziasse questa presentazione con Pagliarella Pietro sulla difficoltà di ricostruire la storia di Frosinone per le vicende complesse di questa città. Per cui avere una persona che è stata in grado di compulsare diversi archivi, di leggere e coordinare materiale storico variegato, di dare un filo conduttore, di riportare documenti inediti, fotografie, intere corrispondenze, non è un merito che va trascurato. Per cui possiamo dire che questa storia sanitaria di Frosinone, già giunta al suo secondo volume e col terzo che già si profila all'orizzonte, va a colmare un grande vuoto, anche perché nella storia ufficiale la storia sanitaria è un ambito ancora che deve decollare, specialmente in Italia. Quindi possiamo dire che Gerardo è un anticipatore di questa branca della storia sociale italiana. Ma quando si fa la storia di una istituzione, si fa una storia che non è monotematica, ma che interseca tante altre storie. Sfogliando questo volume, che ho avuto anche il piacere di avere in anticipo, mi sono accorto di quante piccole storie entrano in questa grande storia sanitaria, quasi come tante tessere variegate di un grande mosaico. Le chiamerei microstorie, e ho introdotto questo argomento perché quella di cui io parlo a voi è una microstoria nella grande storia della sanità frusinate.
ed è una pagina di storia che ha come protagonisti una comunità religiosa, una delle pochissime comunità conventuali presente a Frosinone, i Redentoristi della Madonna delle Grazie, che la città conosce come i Redentoristi di San Gerardo, che sono praticamente gli unici religiosi vicinissimi alle mura della città che condividono la vita dei frusinati dal 1773 e che vantano una storia di 2 secoli e mezzo abbastanza complessa in questo panorama cittadino. I Redentoristi entrano nella storia che racconta Gerardo di Giammarino perché un loro confratello, oriundo di Sonnino, padre Francesco Tatarelli, fu testimone oculare di uno dei momenti più drammatici della storia di questa città, i bombardamenti. Bombardamenti che sono avvenuti dall'11 settembre 1943 a quasi tutto maggio del 1944, che penso sia uno dei momenti più memorabili per la sua tragicità della storia recente, contemporanea di questa città. Questo confratello visse nella comunità di Frosinone circa un decennio a cavallo tra gli eventi che narra e poi ci ritornò alla fine degli anni 70, quando la gente lo incontrava per la strada, gli diceva grazie per quello che hai fatto per me. Mia mamma si ricorda ancora che l'hai salvata dalla fame, mio padre si ricorda che l'hai salvato dalla fucilazione, mia sorella è stata salvata da te perché l'hai portata all'infermeria del distretto militare tedesco. Queste cose fecero breccia nel cuore di padre Tatarelli. Spinto da confratelli, amici, autorità, pubblicò un libro nel 78, che è questo che vedete qui, a cui Gerardo di Giammarino ha attinto a piene mani per la sua storia, titolato La morte viene dall'alto, Frosinone nel turbine della guerra. Se andate a spulciare nelle vostre biblioteche certamente lo trovate. Si tratta di una pagina di storia vissuta, questo è l'aggettivo che possiamo dare a questi fatti, e che poi quasi tutto è confluito, seppure in sintesi, nel libro di Gerardo, e precisamente alle pagine 195-198 e poi alle pagine 203-204, dove l'autore riporta un epistolario inedito che lui ha ritrovato all'archivio di Stato, altrimenti irreperibile. Ma cosa successe dall'11 settembre al 31 maggio del 44 nella città? Sapete che l'8 settembre del 43 fu firmato l'armistizio e quindi si temeva tutta una serie di rappresaglie da parte dei tedeschi, che ormai perdenti dovevano fare la ritirata, ma sarebbe stata una ritirata terribile per il paese, anche perché il fronte era a Cassino e Frosinone si trova poco distante in una posizione strategica. Per cui dall'8 all'11 settembre a Frosinone si è diffuso un grande panico. La gente cominciò a prendere tutto quello che poteva e a scappare per le campagne. Scapparono anche tutti i preti della città, compreso il vescovo, che i primi giorni chiese ospitalità nel nostro convento, poi anche lui si mise in salvo a Veroli, che era meno raggiungibile, meno esposta ai bombardamenti. La gente rimase quasi con nessuna autorità in città. L'unica autorità era il pretore e il rappresentante del re, ma anche loro già il 10 avevano lasciato Frosinone. Per cui chi era il punto di riferimento in città? I Redentoristi, i quali non lasciarono la città, anche se il loro provinciale, i loro confratelli di Scifelli, li avevano pregati e quasi obbligati ad andare a Scifelli per mettersi in salvo. Ma quando la gente capì che anche i padri se ne sarebbero andati, cominciò a fare una processione di implorazione perché rimanessero. Alcuni di loro andarono, qualcuno andò pure a casa propria perché aveva famiglia in difficoltà, ma 5 di loro e gli altri in maniera saltuaria rimasero nel convento di San Gerardo a Frosinone. E la notte dell'11 settembre alle ore 22 cominciò un gioco
di bombardamenti sul cielo di Frosinone. Prima gli alleati, poi la controaerea tedesca, distrussero quasi tre quarti del centro storico della città. Tatarelli racconta che dal convento si sentiva questo terremoto causato dalle bombe, si rompevano i vetri. Andarono a vedere lui e un altro confratello dalla finestra che cosa succedeva. Un'esplosione gli fece scoppiare il vetro che quasi non li uccise, e dice che quando scendevano le scale gli tremavano le gambe, non le sentivano. Per questo dico che è una storia vissuta quella che viene raccontata e riproposta poi da Gerardo di Giammarino. La mattina, quando si svegliarono, capirono che non era stata bombardata la stazione, ma era stato bombardato il centro storico. Il superiore di allora, che era padre Giuseppe Palombo, di San Giovanni in carico, la prima cosa che fece andare all'ospedale. A chi si rivolgevano? Le suore e i pochi operatori sanitari. Non c'era un'autorità. Il superiore dei frati prese la cosa in mano, trattò con le autorità tedesche, fece arrivare i camion e fece trasportare subito i malati a Veroli e ad Alatri. Dopodiché chiamò i suoi frati e disse: dobbiamo trasportare tutto quello che è salvabile nel nostro convento. Il piano superiore era stato completamente bombardato, pochissimi locali si salvavano. Al primo piano la farmacia e tutto il piano ancora era salva. E cominciò, descrive padre Tatarelli, quello che lui chiama il facchinaggio. Cinque frati per via Quintino Sella, via Diamanti, cominciavano a trasportare tutto quello che trovavano in casa dei redentoristi. Addirittura Tatarelli dice: ci siamo caricati le damigiane di vino, di olio, il sale che allora era introvabile, coperte, materassi, tutto quello che si poteva reperire, materiale medico, farmaci. Di notte però ci fu lo sciacallaggio, venivano da fuori a trasportare, a rubare anche i mezzi sanitari più pesanti che non si potevano trasportare a mano. E questi volenterosi erano il superiore che dirigeva i lavori, Tatarelli, autore del libro a cui si riferisce di Giammarino, padre Enrico Iannoni di Valle Corsa, fra Vito Catenazzo di Lucera, Leonardo Danza di Sant'Agata di Puglia e padre Loreto Perna di Monte San Giovanni Campano, che è colui che scrisse la cronaca, perché in ogni convento si fa la cronaca giorno per giorno. Lui è l'autore della cronaca che abbiamo avuto in mano insieme io e Gerardo prima della pubblicazione di questo libro. Il 12 settembre ancora ci fu un'altra interlocuzione tra il superiore dei redentoristi e le autorità tedesche. Perché? Perché bisognava sapere in anticipo quello che sarebbe avvenuto nella città, e le autorità tedesche fecero capire chiaramente che la città sarebbe stata rasa al suolo. Quindi il superiore ancora cercò di mettere in salvo tutto quello che era possibile, ma chiese ai suoi religiosi di rimanere in città e di condividere la sorte di quella gente. L'unico prete che rimase insieme a loro fu l'arciprete dell'Annunziata, mi sono appuntato anche il nome, Don Luigi Minotti, il quale si occupava delle campagne, perché la gente stava in campagna. Addirittura descrive Tatarelli che stavano in un bunker che collega Frosinone a Latri, centinaia di persone ammassate al freddo, con un liquame che veniva giù dalle pareti del tunnel, con l'umidità. Immaginate le condizioni igienico-sanitarie quali potevano essere. Il 26 settembre segna un'altra data importante: i tedeschi occupano il distretto militare, che è il nostro ex convento dove c'è la Guardia di Finanza oggi. Ma nel cambio di occupazione sono sempre i padri, che hanno la chiesa attaccata, che subito, appena se ne vanno quelli dell'esercito italiano, piombano nel distretto e cominciano a distribuire alla gente tutto quello che trovano. Ma non fanno in tempo a fare una distribuzione equa, che subito arrivano i tedeschi e si accomodano in questo distretto militare. E qui comincia un lavoro di mediazione dei redentoristi, perché erano i nemici in casa, bisognava mediare, saper fare. Savoir faire era una delle caratteristiche principali del padre Tatarelli, il quale era stato in Germania, quindi parlava il tedesco.
La prima cosa che fece è farsi amico il direttore dell'infermeria, che era un diacono protestante. Cominciarono a conversare, ci fu una simpatia reciproca e questo fu un salvacondotto per molte persone che avevano bisogno di cure urgenti, specialmente bambini. Tatarelli riceveva le richieste, di sera tardi o di notte faceva passare dal convento al distretto mamme con i bambini che venivano anche operati, medicati, a cui venivano somministrati i farmaci. Ci sono nomi e cognomi nel suo libro e anche in tanta memoria storica. È bello che anche in tempo di guerra, negli anni 40, cattolici e protestanti durante la guerra si alleano, perché c'è un'emergenza umanitaria a cui far fronte. 9 febbraio del 44 i tedeschi lasciano il distretto e la gente lo occupa perché i bombardati avevano bisogno di una casa. A febbraio del 44 qui ci fu un inverno terribile, sono andato a consultare anche i bollettini meteorologici dell'epoca, ci furono delle trombe d'aria, vento, neve, freddo, addirittura furono scoperchiati i tetti delle uniche case, poche case superstite dai bombardamenti, e cominciò un'emergenza ancora più terribile, la fame. Il responsabile dell'Annona, che era l'unico rimasto a rappresentare le autorità, portò tutto quello che aveva nel convento. Si poté fare una minestra per centinaia di persone per una settimana. Alla fine di questa settimana i padri si guardarono in faccia: ma la gente muore di fame, cosa gli possiamo dare? E ci fu l'intuizione di padre Palombo e padre Tatarelli, che si recarono a Castelmassimo, perché lì c'era il distretto più importante dei tedeschi nella zona. Affrontarono il comandante e furono arditi, perché potevano essere fucilati, siamo in tempo di guerra, quindi non si guarda in faccia a nessuno. Ebbero il coraggio di chiedere un camion e un autista. Il generale tedesco apprezzò il coraggio e per il 26 di febbraio 44 gli assegnò autista e camion. Per andare dove, mi chiederete voi? Ve lo dico subito. In Abruzzo, a recuperare patate, fagioli e lenticchie. Dove? Ad Avezzano, perché lì si coltivano le patate, nella piana del Fucino. Arrivano ad Avezzano dopo un viaggio della speranza, sotto i bombardamenti e le mitragliatrici che partivano dagli aerei che volavano basso. Avezzano era in ginocchio. Un uomo di passaggio dice: andate a Trasacco, li troverete. Vanno a Trasacco e trovano quello che cercano, caricano e tornano in convento. Comincia l'organizzazione di distribuzione della minestra. Nel frantoio del convento si fa la cucina, si fanno le minestre, si organizza la fila, si danno i biglietti, i padri tengono la gente in fila, la fanno pregare per non fare litigare le precedenze, si distribuiscono per tutto marzo e parte di aprile 600 pasti al giorno. I padri fecero altri 6 viaggi per Trasacco, sempre col camion delle autorità tedesche e rischiando di rimanere sotto i colpi delle mitragliatrici che, dove vedevano camion, sparavano senza pietà. Questo per dire come i preti non devono fare solo assistenza spirituale, ma assistenza materiale, dobbiamo salvare anime e corpi. Ancora un altro fatto da ricordare. 17 marzo del 44, dopo l'ulteriore bombardamento, il superiore, mancando le medicine, dice a Tatarelli: ritorniamo all'ospedale, andiamo a vedere che cosa c'è ancora che si può somministrare a questa gente. Tornano all'ospedale, ma Tatarelli era esitante, aveva paura dei bombardamenti, tuttavia obbedì da buon religioso. Vanno all'ospedale, cominciano a cercare nella farmacia. Cominciano gli aerei a circolare, si avvicinano sempre di più e cominciano nuovi bombardamenti vicinissimi. Allora racconta che il superiore svenne dalla paura, lui era tutto ferito in volto, si diede la soluzione generale, tutti e due a vicenda, aspettavano la morte. Finiti i bombardamenti, ritornarono in convento e subirono un terribile shock emotivo, perché vi immaginate cosa significa stare sotto i bombardamenti di un edificio che ha le trave che stanno per crollare. In questa storia ce n'è ancora un'altra micro ed è la storia di un redentorista che aveva 30 anni,
si chiamava Enrico Iannoni ed era di Valle Corsa. Era stato ordinato prete da 3 anni e mezzo, quindi era nel pieno del suo entusiasmo. Dove c'erano i bombardamenti correva per primo, si portava l'olio santo, la comunione, una bottiglia di alcol e la garza, subito per soccorrere la gente. Aveva la sorella, la mamma e la cognata da sole a Valle Corsa. E a maggio del 44 lascia Frosinone e va a Valle Corsa, perché i marocchini avanzavano dal sud. E bene ricordate nella memoria vostra collettiva, facevano strage di donne, con tutto quello che si vede nel film di Vittorio De Sica, La Ciociara. Vi confesso che in questi giorni io me lo sono visto 2 volte, perché volevo entrare anche visivamente, e penso che sia un reperto storiografico e documentario di grandissima attualità da rivisitare e da riproporre, proprio per le tematiche, per l'ambientazione, per i dialoghi. Veramente una pagina di storia ciociara del cinema memorabile. Iannoni andò a Valle Corsa e mentre avanzavano i marocchini si scontrarono con un gruppo di tedeschi vicino al cimitero. Lui benediva le salme al cimitero, era prete, questo era il suo dovere. E vicino a lui c'era un ragazzino scalzo, malfamato, con una giubba tedesca addosso, perché aveva trovato quella per ripararsi. Caddero tutti e due sotto le mitraglie dei marocchini. E racconta Tatarelli, Iannoni è rimasto a terra per ore in mezzo al sangue, chiamando la sua mamma. Alla fine di maggio si attrezzarono per far arrivare il corpo a Frosinone, che arrivò il 26 giugno, e gli furono tributati solennissimi funerali nella città, perché la gente aveva apprezzato non solo la morte eroica per il suo dovere, ma soprattutto il bene che aveva fatto in città. La nostra storia si conclude, per riaprirsi con un altro capitolo, il 30-31 maggio, quando nelle colline tra San Liberatore e la Santissima Trinità cominciarono a vedere gli alleati. Quella fu la liberazione che cominciava. Ma se cominciava la liberazione non finiva la fame, la carestia, le necessità, la ricostruzione è stata veramente difficile. Scusatemi se mi sono appassionato e dilungato in questo excursus storico, ma penso che la storia non debba essere solo scritta come egregiamente ha fatto Geraldo, ma penso che la storia va anche narrata, perché bisogna entrarci dentro. E spero che il volume scritto da Geraldo Di Giammarino passi nelle mani di tanti frusinati. E ogni tanto spegnete la televisione, sedetevi su una sedia e leggetevi un libro. Si nutre il pensiero, lo spirito. Oggi guardavo Gerardo, lo vedevo così entusiasta, emozionato. Gerardo, il mio maestro di storia, mi diceva: Vincenzo, un libro o un articolo è come un feto, si forma piano piano, un pezzo alla volta, ma tu non lo vedi, lo vedi quando si partorisce. Il libro l'hai visto quando è stato stampato. Adesso questo libro è un organo vivente che viene dato in mano alla gente e continuerà il libro a parlare e a interloquire con la gente. Grazie a tutti. Buonasera a tutti gli intervenuti. Il mio intervento dovrebbe essere quello del curatore del libro, diciamo, no? Ho fatto questo lavoro in modo non meritorio, probabilmente, non faccio questo di mestiere. Il motivo per cui ho accettato questa sfida è perché sono essenzialmente amico di Gerardo e quindi mi piace condividere le passioni degli amici e mi piace condividere anche quelli che sono i lavori, insomma, i lavori veri, quelli che si fanno per piacere, insomma. E Gerardo mi ha affidato una montagna di documenti, di immagini, testimonianze, di materiale, e io, ripeto, modestamente l'ho aiutato a dare la forma di libro a questa montagna di documenti che lui ha trovato e che, come dire, continua a cercare. Lui, anche dopo la pubblicazione del libro, sono certo che continua a frequentare archivi, biblioteche, a cercare altro materiale. Questa è la sua passione vera, questa è la sua attività in cui dal meglio di sé.
quello che mi è venuto in mente, ecco, lavorando io all'inizio ho avuto qualche perplessità su come questa montagna di documenti potesse assumere la veste, come dire, di un'opera organica, un'opera storica organica, così come la si intende tradizionalmente. E poi però ho capito bene cosa intendeva Gerardo con la storia dell'ospedale Umberto I di Frosinone. Lui voleva essenzialmente proporci una tesi, viene da dire, olistica della storia, cioè un insieme di fatti, un insieme di accadimenti, un insieme di personaggi, un insieme di immagini, secondari, come ricordate Padre Lamento poco fa, magari, prese singolarmente, ma messe tutte assieme compongono un quadro complesso. Il libro di Gerardo, all'apparenza può sembrare un libro semplice, ma vi assicuro che è un libro che nasconde nelle sue pieghe una complessità estrema. Proprio questa visione, come dire, mutuando un po' dalla fisica, no? una teoria del tutto che lui ci propone in chiave storiografica. Questo che viene fuori è un libro, come dire, di racconti, di memorie, di testimonianze, e quel che è il merito di Gerardo è che lui tratta in modo equanime, viene da dire, in modo distaccato, Mena la lavandaia e Vittorio Emanuele III, Peppina la lattaia e il podestà Turriziane, Sora Lucì e l'architetto del Tempio. Tutti questi personaggi per Gerardo hanno contribuito a costruire la storia, in quale misura e con quale peso. E quindi non c'è il personaggio che fa la storia e chi la subisce, tutti costruiamo la storia. Questa cosa mi ha veramente appassionato. Quello che mi ha fuori probabilmente dal nostro lavoro, dal mio e quello di Gerardo, io a questo punto sono veramente contento di aver sacrificato molte ore del mio sonno, insomma, alla riuscita del lavoro di Gerardo. Quello che mi ha fuori è un libro che è dello scopo. Un insieme di elementi, di gocce di vetro che però meravigliosamente, come in tutti i caldoscopi, basta girarlo un attimo e compongono figure sempre diverse, immagini sempre più articolate e ognuno col caldoscopio vede quello che vuol vedere esattamente. E così è il libro di Gerardo. Mi veniva da dire, lo trovate scritto così nella quarta di copertina, come due righe così scritte devorosamente da parte mia per un amico, è un libro che può catturare e intrappolare il lettore, quindi vi avverto, chi lo fa, chi legge questo libro farà proprio rischio e pericolo, quindi sappiate che regolare. Grazie, qui io lascio però la parola all'autore, che mi sembra doveroso che lui ci spieghi la struttura dell'opera. Grazie. Prima di cedere la parola a Gerardo, ricordavamo a... Grazie, chiedo scusa del ritardo con il quale sono arrivato, purtroppo la macchina si è andata in panne in autostrada e quindi volevo arrivare mezz'ora prima e purtroppo sono arrivato con estremo ritardo, mi perdonerete insomma per questo ritardo. Sì, come stava dicendo, la Banca Popolare del Frosinate è una banca del territorio, una banca di prossimità che voi conoscete molto bene, ed è una banca che oltre a essere un investitore economico è soprattutto, direi, quello che deve essere una banca di prossimità, una banca del territorio, che cioè una banca rivolta al sociale. Al sociale inteso in ogni sua forma, quindi dallo sport alla cultura, in qualsiasi campo, dal teatro, sostenere i giovani. Quindi è molto molto importante che una banca che è popolare lo sia davvero e lo sia per il territorio, per ogni esigenza che c'è nel territorio, e in questo caso particolare non si poteva assolutamente, appunto per queste ragioni, fare a meno di sostenere questa opera che di Gerardo Di Giammarino, che io ringrazio davvero in modo particolare per come ha svolto il lavoro. Tra l'altro abbiamo avuto già l'esperienza del primo libro sul grande medico condotto che c'era a Frosinone, venuto da Perugia, e che cominciò a fare a meno dei propri risparmi, addirittura per fare una sala operatoria, insomma, in quello che all'epoca si poteva considerare, sì, un ospedale, ma un ospedale comunque davvero in erba.
E con questo è stato quello, come sentivo le parole di Rea prima, che si legge benissimo questo volume, quello precedente che ho già letto, è veramente quasi, si rimane affascinati perché è un romanzo, quindi è quasi un romanzo, insomma, è davvero piacevole perché è una storia che non conosci e che andando avanti pagina per pagina ti prende sempre di più, insomma. E questo immagino che sia lo stesso, ho letto soltanto qualche pagina, ho visto come è fatto, però la competenza e la precisione, la dovizia di particolari che Gerardo Di Giammarino ha avuto nel primo volume sicuramente anche è in questo. Ed allora grazie Gerardo, perché grazie a te siamo riusciti a conoscere un'epoca in cui noi ancora non vivevamo, un qualche cosa che fa parte della nostra storia, delle nostre tradizioni e di quello che all'epoca si faceva, quello che si poteva fare per migliorare la qualità della vita. Noi come banca oggi ci teniamo tantissimo per migliorare questa qualità della vita, collaboriamo tantissimo anche con le ASL, con donazioni di strumenti importanti anche alle ASL, agli ospedali della provincia, e di questo ne siamo veramente fieri, perché è questo il compito di una banca popolare, di una banca del territorio. Grazie a tutti e grazie in particolare, come dicevo, a Gerardo Sergio. Ci racconterà una grande storia. Buonasera a tutti. Devo dire che insieme abbiamo sfidato una giornata, non dico calda, di più. E già questo per me è una soddisfazione. È già un premio che vinciamo insieme, la sfida a restare qui e ascoltare un po' tutti coloro che hanno contribuito alla nascita, allo sviluppo, alla realizzazione del libro. Io dico sempre che un libro non nasce mai da solo, nasce, seppur lo si scrive con due mani, si ha bisogno di molte cose. E proprio perché, scusate, proprio per questo motivo, io lo diceva Pietro Pagliarella all'inizio, se non avessi avuto due sponsorizzazioni che da anni mi seguono e insieme abbiamo avuto grandi soddisfazioni con il primo libro in cui ha vinto il primo premio a Fiuggi, Fiuggi Storia, si è classificato al primo posto il libro La Storia dell'ospedale di Arnaldo Angelini. Quindi se non c'era la banca e non ci fosse stato l'Ordine dei Medici, il mio libro sarebbe rimasto nel sogno dei cassetti, un volto in un cassetto pure nel mio computer, me lo sarei riletto e oggi non parlavo qui a voi. Ma già che voi oggi siete presenti, numerosi, avete dato, dimostrato ancora una volta che ci tenete a recuperare un pezzo di storia che io ho scritto, un secondo pezzo di storia di questo libro che sta andando avanti, che quindi ci porta a conoscere l'ospedale. E vediamo com'era questo ospedale, facciamo un piccolo viaggio, dovremo interrompere mano come si fa con i nipoti, vi accompagnerò in questo viaggio brevissimo per spiegarvi com'era. In questo secondo volume riusciamo a capirne la forma, riusciamo addirittura in fondo capiamo com'era fatto, perché oggi non esiste più quella struttura, è stato bombardato. Quindi oggi abbiamo la testimonianza, abbiamo i referti, abbiamo le planimetrie di com'era, quindi addirittura abbiamo di quanti piani era fatto, di quante stanze, cosa c'era. Quindi ecco qui che inizia questa nostra storia, ma questa storia non può iniziare se non con l'assistenza infermieristica, perché l'ospedale era formato non solo dal personale medico, ma anche dagli infermieri. E già con gli statuti, con quello che era l'ospedale, se Piero per tornare avanti indietro, scusami. Niente. Ecco, allora, l'ospedale naturalmente per poter andare avanti si è dovuto dotare gli statuti. Si comincia con gli statuti del 25 fino ad arrivare a quelli del 34, la legge Petragnani che stabilisce come erano le regole all'interno degli ospedali. Un po' Petragnani era un ufficiale militare, per cui riportò le stesse caratteristiche con, secondo lui, da poter adattare negli ospedali, ma poi negli anni successivi si cambiò ancora una volta, fino ad arrivare all'Abbo dell'Ostetrica del 1935, fino al mansionario degli infermieri
nel 1940, così vai avanti. E quindi arriviamo al 1918, che la città incombe in quella che è la malattia, una delle malattie più tragiche di tutto il mondo, la spagnola. La spagnola interessò anche la città di Frosinone. I sanitari, per poter porre rimedio a questa situazione così difficile, proprio dove era a fianco all'ospedale, dove oggi c'è la società operaria, il campo di bocce, lì allestirono un piccolo lazzaretto fatto di tavole, una specie di baracche, per allontanare appunto questi pazienti che avevano contratto la spagnola, quindi per isolarli dall'ospedale. E arriviamo piano piano al 1924, quando per la prima volta il comune di Frosinone, in quegli anni, cioè stiamo nel periodo del ventennio fascista, i comuni venivano gestiti non da un'amministrazione comunale, ma c'era il podestà o un commissario prefettizio. In questo caso il commissario prefettizio era un certo professor Palladino. Questo professore aveva conoscenze con l'architetto del tempio. Palladino si accorse che non avevamo il comune di Frosinone, non aveva il suo stemma. Ce n'era qualcuno fisso, diciamo, fuori, diciamo, del palazzo comunale, ma erano un po', non erano all'altezza di essere degli stemmi del comune. Quindi chiamò l'architetto del tempio, e questo è lo stemma che oggi trovate presso il comando dei vigili urbani di Frosinone. Costò 2.300 lire e fu portato a Frosinone dalla stazione ferroviaria. L'ingegnere Vona lo sistemò nella sede del comune. E quindi arriviamo poi nel 25 con altre leggi che piano piano il ventennio fascista incomincia a regolamentare sia l'attività infermieristica, ma soprattutto le arti salutari, così venivano chiamati durante il ventennio. Quindi comincia a mettere mano alle leggi dell'assistenza sanitaria, dandogli un ruolo specifico, nel senso che comincia ad eliminare quella che era il periodo in cui le mammare o altra gente si professava ostetrica, ma non aveva i requisiti, infermieri che facevano le iniezioni ma non avevano il titolo. Quindi cominciano piano piano le leggi ad entrare nello Stato. E ritorniamo a Del Debbio. Nel 26 la città ha avuto l'onore di essere stata, di aver avuto la nomina di capoluogo di provincia, quindi diventa capoluogo di provincia, e proprio per questo l'allora Antonio Turiziani, podestà, cerca di ridare una dignità al capoluogo per essere chiamato tale, nel senso che bisognava cominciare a creare quelle infrastrutture tali e quali da poter dare un assetto più urbanistico, più consono alla città capoluogo. E quindi l'architetto, questo del Debbio, fa questo progetto per la città. Poi vedrete che le dinamiche politiche e sociali di quel periodo, questo progetto non va in porto. E quindi la città perde una vera occasione, quale quella di abbellirsi, di rendersi più consona, e quindi la città perde ancora una volta un'occasione importante. Arriviamo nel 27, che inizia a diffondersi, cominciano le malattie importanti. Una di queste più importanti era la tubercolosi. Quindi lo Stato cerca di intervenire, ma il Ministero della Salute allora incomincia a ipotizzare che la tubercolosi la si poteva eliminare, bastava allontanare dai tubercolici le altre persone e non ci sarebbe stata la trasmissione. E così incomincia, prende piede la legge in cui dà la possibilità a tutte le province dell'Italia di fare in ogni capoluogo di provincia, di istituire un dispensario, e quindi inizia l'opera della ricerca del terreno e quindi di poter arrivare alla costruzione del dispensario. Una prima ipotesi è quella di farlo al distretto militare, alla fine si arriverà in via Napoli,
che ancora esiste in questa struttura, eccolo qui, lo vedete qui sotto la fotografia, e quindi viene costruito il dispensario e inizia una martellante campagna antitubercolare. Intanto nel 31 si costituisce anche a Frosinone l'albo dei medici. Il primo presidente fu Paolo Zeni, che era anche direttore dell'ospedale di Sora. Quindi questa patologia, la tubercolosi, spinge a fare che cosa? Ad arrivare a costruire a Sevano, in provincia di Caeta, grazie ai fondi dell'amministrazione provinciale, si costruisce a Gaeta, sera poi in provincia di Gaeta, viene costruita questa, viene redatta dai due progettisti, Jacobucci, l'architetto Jacobucci e l'ingegnere Carmine Moscato, viene realizzata una delle strutture più belle di tutta Italia, appunto la colonia marina per i bambini, dove ogni anno andranno oltre 300 bambini. Intanto arriviamo nel 31 che il vecchio ospedale, che è il primo libro, l'ospedale Santa Croce, quello che sta oggi nella piazza San Dormista, stava lì, viene demolito, il comune lo demolisce. E arriviamo piano piano che si inizia a progettare un'altra struttura che rientra nell'assistenza sanitaria, l'igiene profilassi, il laboratorio di igiene profilassi. Anche qui l'ingegnere capo della provincia, Carmine Moscato, con il grosso contributo dell'architetto Jacobucci, nel 1937 inizia la costruzione del LIP, il laboratorio di igiene profilassi, che è quel palazzo che oggi si trova a Largo Sant'Antonio, che ospita l'Accademia delle Belle Arti. Quello era il laboratorio di igiene profilassi. Intanto arriviamo mano a mano, abbiamo, ci avviciniamo, che l'ospedale comincia a mettere dentro personale, cominciano nuovi regolamenti, c'è un tentativo di sciopero anche degli infermieri perché facevano 12 ore al giorno, e quindi l'ospedale, quindi si creano anche la struttura, si crea non solo la struttura moraria, ma cominciamo a vedere che all'interno operano professionisti. E quindi nel 1942 sa l'esigenza è talmente forte di dare, di allargare l'ospedale, quindi di modificarlo nella struttura iniziale. E l'ingegnere Bona prospetta un nuovo progetto, un progetto abbastanza ampio, ma che non arriverà alla luce. Perché? Perché l'allora provincia, la ragioneria della provincia, andando a spulciare i conti, i corpi dell'ospedale, vede che l'ospedale non è mai in condizioni di poter sopportare un mutuo per la costruzione di questo nuovo ospedale. E quindi salta anche questa possibilità. E pensate alle tariffe, cioè in quegli anni quale potessero essere le tariffe. Si parla di 15 lire di una visita domiciliare, di 10 lire per le ostelle, quindi parliamo di cifre rapportate ad oggi veramente irrisorie. E arriviamo a Frosinone, che mi ha colpito molto questa storia. Io sono uno dei tanti bambini fatti nascere da Suora Lucia, non Suora Lucia, ma Suora Lucia, come si usava nel gergo contadino, dare importanza a una persona, Sor o Sora, in questo caso femminile. Suora Lucia è una donna, un'ostellica, che conosce un ciociaro, un tornitore che va a lavorare in provincia di Brescia, la conosce, si innamorano, si sposano. E quando lei gli dice, ma tu nella conoscenza dove abiti? Io abito vicino a Roma. Lei, sentendo Roma, la capitale del 1921, dice, rimane colpita da questa cosa, quindi viene allettata da questo fatto di poter venire a Roma. Arriva alla stazione Termini, prende il treno per Frosinone. Immaginate nel 21 le strade che portavano all'hotel, al Park Club, lì era la casa paterna di suo marito, quindi devono fare tutto il pezzo di strada quasi a piedi per arrivare a casa. E qui iniziano le prime preoccupazioni di Suora Lucia, ma soprattutto per la lingua. Lei era del nord, parlava con l'accento nordico,
Lei si diploma in ostetrica nel 21 alla Mangiacarri, quindi al Policlinico di Milano. Inizia a farsi conoscere, è ben voluta, ma dopo un anno viene presa dallo sconforto e abbandona, se ne va. Il marito gli va indietro, la riprende e la convince a tornare a Frosinone. Lei si convince a una condizione, di tornare con la bicicletta. Pensate che cosa significava nel 22 per una donna avere la bicicletta, scandalo. Torna qui con la bicicletta, inizia la sua attività, sono piacere benvenuta, ben voluta da tutti. Il dottor Ernesto Rera era uno dei medici di riferimento di Sor Lucia. Chiamava, lo raccontano tutti, difficilmente che chiamava il medico condotto per assistere al parto. Doveva essere un caso raro. Quindi lei, con tutta la sua volontà, riesce, la legge prevedeva che per poter ottemperare il suo lavoro doveva essere residente a Frosinone. Con i suoi soldi costruisce una casa benattese che ancora c'è. E Sor Lucia poi nel periodo di Natale, quando arrivava Natale, ricompensava le donne che stavano in condizioni economiche abbastanza, in condizioni di fame nera, faceva preparare i pacchi e ogni famiglia portava un pacco. E quindi questa è stata Sor Lucia in città. Qualcuno ha ricordato che il dottor Ernesto Rea è il primo a laurearsi a Frosinone. Fino agli anni 40 non avevamo personale medico infermieristico di questo territorio, perché i nostri avi, i nostri antichi guardavano soprattutto alla proprietà, al terreno. Quindi c'era questa idea di lavorare la terra, di stare attaccati al proprio territorio e quindi di non permettere di fuggire da questa terra. E quindi nessuno si recava a Roma alle scuole per gli infermieri oppure per lo stesso, pochissimi lo erano, bisognava aspettare dopo la guerra. E quindi ecco chi era il personale dell'ospedale. Qualcuno ce l'ha detto, dai Portantini al segretario dell'ospedale Guido Sordi, la signora qui in basso a destra, Bella Piazzani, era la lavandaia dell'ospedale, la guardia robiera dell'ospedale. Stiamo nel 34, e finalmente, nel senso che questo libro ci porta a una delle pagine più brutte, quale quello del bombardamento. La città viene bombardata e lì si vede cerchiato l'ospedale bombardato. Ma cosa succede in quegli attimi, in quei momenti? Lo ha raccontato padre Vincenzo, che ci siamo sentiti a lungo. Io di questa storia me ne sono fatto una ragione, nel senso che sono andato, ho cercato di capire lungo e largo perché l'ospedale fosse stato bombardato. Di solito chi prepara la guerra, chi la studia a tavolino, sa in quella città che cosa c'è, sa dov'è il campo di aviazione, dov'è la stazione ferroviaria, dove sono i servizi, quindi conoscevano benissimo dove era l'ospedale. E in un passaggio padre Tatarelli descrive che l'artiglieria pesante aveva preso di mira l'ospedale. E l'11 e 12 settembre, eccoli qui, i padri redentoristi, che sono loro a sacrificare la loro vita, saranno loro a recuperare una parte della storia dell'ospedale. Se oggi la raccontiamo è grazie a padre Tatarelli, a padre Perna, che ogni giorno trascriveva sul proprio diario di bordo, il libro della loro canonica, quello che succedeva ogni giorno. E a me ha fatto veramente piacere andare con padre Vincenzo e vedere questo libro in cui sono scritto a penna. Oggi 11 settembre la città di Frosinone sotto i bombardamenti. Quindi pensate quella mano tremolante che scriveva e che raccontava quei momenti. Quindi cosa succede? In quegli atti, in quei momenti, si decide di ridare dignità all'ospedale. L'8 settembre
c'è la pietra dell'armistizio, i tedeschi che a Fiuggi dichiarano la città, città ospedaliera. E qui, come vedete, quella è una croce che era stata fatta per apposta, messa sul tetto per evitare i bombardamenti. A Fiuggi riaprono due strutture ospedaliere, la parte della chirurgica, quindi la sezione di chirurgia, che è l'ospedale Ettore Muti, e l'ospedale Casa del Maestro, che invece la sezione di medicina. L'infermiera Malaguti, io ho ritrovato anche questo documento, scrive nel 77 un libro, adesso è morta, e scrive che dopo l'8 settembre tutte le infermiere lasciarono gli ospedali, che furono requisiti dei tedeschi. I tedeschi si recarono presso la Croce Rossa di Roma, presero i nomi di tutte le infermiere e croce rossine di questa provincia, in poche notti fecero una grossa retata, presero l'infermiere e lo obbligarono ad andare a lavorare a Fiuggi. Prima della fine della guerra queste infermiere furono sottoposte anche al loro tribunale e per puro caso non vennero giustiziate. Queste sono le cartelle cliniche che dimostrano appunto l'ospedale che c'era presente, la Casa del Maestro, e l'ospedale Ettore Muti, quindi sono le cartelle di quelle due sezioni, chirurgica e medica. E qui c'è una lettera di Arturo Rocchi, che Arturo Rocchi era il capo della provincia, e scrive queste testuali parole, che la provincia non aveva più farina, non aveva più cibo, e scrive anche quest'altra frase: non costituisce frase né letteraria né impressionistica dire che qui la fame e la miseria dilagano. I direttori degli ospedali, il professor Moraldi di Fiuggi e il professor Zeni di Sora, vengono a dirci che è vano curare clinicamente gli ammalati quando non hanno loro alimenti da somministrare. E finalmente arriviamo alla liberazione, la città liberata. Qui si ricomincia, c'è la voglia di ricominciare. La prima giunta amministrativa della città, la prima cosa che deve dare è ridare assistenza sanitaria. E qui entrano in gioco quei medici che si erano, e quegli infermieri che a Fiuggi avevano iniziato a lavorare con Moraldi e il dottore Ernesto Rea. Qui stanno facendo un intervento al vecchio ospedale, quindi viene recuperato l'ospedale di Viale Napoli con 60 posti letto, e lì l'ospedale riapre. Qui abbiamo appunto nel 1946, ci fu il voto e anche la città di Frosinone partecipò alle elezioni e vinse la vittoria. Scusate, una nota, non è una dimenticanza, è stato anche importante in quei giorni del 43 il recupero del materiale che ha detto padre Vincenzo. È stata importante l'opera anche del dottor Rocco Neroni, che era il segretario non solo del comune di Frosinone, perché allora i segretari comunali erano segretari sia del comune che dell'ospedale. La sua opera fu importante perché il padre Palumbo, c'è una lettera che poi leggerete nel libro, in cui scrive al dottor Rocco Neroni e gli dice: noi abbiamo qui stipato tutto il materiale, noi infatti l'abbiamo mandato a Fiuggi, ma non abbiamo ricevuto nessuna ricevuta di ritorno, non è che poi succede qualcosa. In quest'opera il dottor Peroni fu importante, anche perché la gioventù italiana, subito dopo il bombardamento, pensò a regalare tutto il suo materiale lettereccio, così proprio è scritto nella lettera, e fecero una riunione al comune. Il comune stava ancora di fronte alla prefettura, dove oggi è l'ufficio postale, lì c'era il comune di Frosinone, e in una riunione del 43, durante proprio la guerra, loro fanno questa riunione per sottoscrivere questo accordo, e c'era presente il dottor Rocco Neroni. Ma dalla lettera, da come scrivono, si capisce che le bombe arrivavano da ogni pizza, da ogni tavola, e quindi con penna tremolante, con la paura di essere bombardati da un momento all'altro. Quindi anche il dottor Ferrari è stato importante in questa storia. E quindi
Che cosa si pensa nel 1946? Di recuperare quella struttura fatiscente dell'ospedale. E qui entra in gioco la congregazione di carità che delega il dottor, il giovane Augusto Donati, per recuperare questo ospedale. Si fanno una serie di progetti perché? Perché questa struttura doveva essere occupata dall'ufficio, dagli uffici giudiziari, quindi dal tribunale. E quindi vanno avanti i lavori, diciamo, le perizie, però i lavori non vengono mai eseguiti, si fece solo un progetto. Oggi al posto dell'ospedale c'è l'istituto Maccari, l'istituto magistrale. Lì alla Piantina, la limetria che ha recuperato tutta la vecchia area. Bene? Questo libro io dovevo presentare veramente qualche giorno prima di questa data, il 12 maggio, che è la storia che quest'anno, l'anno prossimo ricorrono 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, che fu la prima delle infermiere a darsi una regolamentazione, quindi a formare la prima scuola per infermieri professionali. E ogni anno il 12 maggio è la festa mondiale degli infermieri. Quindi ho voluto lasciare questa diapositiva perché anche gli infermieri sono protagonisti della storia sanitaria, come i medici, come tutto il personale. E mi è piaciuto mettere la rivista del Collegio degli Infermieri, in cui si dice che la salute mi aveva abbandonata dagli infermieri mai. Io prima di concludere voglio ringraziare la banca, l'ordine dei medici, ma tutti coloro che mi hanno, con una fotografia, con un aneddoto, con un semplice gesto anche di ricordarmi una data, mi hanno permesso di arrivare a concludere e di stilare questo nuovo libro. Sono stati tutti elencati, spero di non aver dimenticato nessuno. Andiamo avanti. Questa è una frase che ho voluto mettere, una frase che Bob Marley dice appunto: se vivi per te stesso vivrai in vano, se invece vivi per gli altri ritornerai a vivere. Voglio ringraziare anche la Gara che ha permesso di fare le locandine e gli inviti che vi sono arrivati. Voglio ringraziare gli archivi, tutti, l'archivio di Stato, gli archivi di Roma, gli archivi delle biblioteche della città di Frosinone, la biblioteca comunale, l'archivio storico, che sono stati un tesoro, sono loro i custodi della nostra storia. Io vi ringrazio tutti, per me è stata una gioia, è stato un momento veramente importante. Spero che questo libro sia come il primo, che vi appassionato e che vi appassioni durante quest'estate che non sarà, spero che non sia torrida. Permettetemi però l'ultimo di ringraziare e di, soprattutto di lasciare un pensiero a un carissimo amico che in questo momento oggi non è presente. Un collega di lavoro che abbiamo vissuto insieme 40 anni. Io sono un infermiere dell'ospedale, per chi non mi conosce, sto alla soglia dei 40 anni di lavoro. Con questo collega abbiamo lavorato insieme, sta vivendo un momento difficile. Permettetemi di fargli un in bocca al lupo. Grazie a tutti. Leonardo Bono ha vissuto i bombardamenti dell'ospedale perché era bambina. In una di quelle foto c'era la madre che era la lattaia che portava il latte all'ospedale ogni giorno. Io ve lo voglio dire in ciociaro, con la canestra, bottiglia su bottiglia messa sulla testa, lo portava in ospedale. Lei arriva a lavorare la fine del 1945 come inserviente presso l'ospedale di Viale Napoli.
e gli concediamo qualche minuto per raccontarci la sua storia, perché è la storia vissuta di una donna che oggi è longeva e ci può raccontare quei momenti. Grazie a tutti. Considerato che l'età, Leonardo è anche ipovedente. Raccontaci qualcosa. Io siamo rientrati dalla guerra e avevo 18 anni, mio padre aveva fatto la guerra mondiale e dopo che nel 1946 siamo realizzato. Mio fratello era andato in collegio, infatti frate, mia sorella si era sposata, un altro pure non c'era, io ero l'ultima e ho dovuto cercare il lavoro. Allora c'era la suocera di mia sorella che era una vecchia guardarobiera dell'ospedale bombardato per andata da bambina. Allora mi ha messo a parlare con il segretario Meloni e mi ha messo a lavorare. Quindi all'ospedale laggiù del dispensario, mamma mia, sopra era un lazzaretto, sotto terra c'era la lavanderia, ci hanno fatto la cucina e io quando sono andata là, mucche di carbone, fornelli per terra. Io in una scuola, poi portavo l'acqua col coso, con l'autoforte. Se non bastava quella si doveva andare ai pozzi giù a prenderla. E insomma ti dico, la spesa si doveva fare andare al centro con un canestro e riportarla giù. Ti dico, ero ragazzina, mamma diceva guarda tu l'ultima come devo lavorare. Comunque sono andata avanti due anni laggiù a dispensare. E dopo hanno aperto la scuola della maternità infanzia che si doveva aprire prima della guerra, invece ci hanno messo a noi. E siamo stati lì dal 48 al 64. Là ha cominciato legna, portavano ogni tre mesi, portavano 180 quintali di legna, la facevano rientrare a me e a un'altra ragazza. Mandavano solo un uomo a catastarla. E noi si facevano 12 ore al giorno, dovevo fare la spesa, questo e quell'altro. Allora dicevano, ma come si fa? Se ci volete stare, c'è state, se non andate bene via, che comandavano le scuole. 12 ore al giorno, quando io tornavo a casa la sera, perché gli affidavo al distretto, a piedi, mia madre mi spogliava e mi metteva a letto, perché io non ce la facevo più, a 18 anni, capito che vita, e questo è stato fino a al 64 e poi siamo andati all'altro ospedale laggiù e quindi prima con 3.000 lire al mese, se ci vuoi stare ci stai, se no vattene via. E dopo mi hanno portato, l'ho passato di ruolo dopo 14 anni, mi hanno dato 30.000 lire, capito? E insomma, e comunque ho fatto, dopo sono andato all'ospedale, no, ho fatto 40 anni suonati. Se no, perché mi sentivo male e mi diceva mio marito, la notte prendiamo la cosa che ti fegato, perché non la rabbia pura, la pura. Dice, ma la notte mi sentivo male, mi prendiamo la camomilla e la mattina ritornavo a lavorare. Ma che ti scappo, tu spesa la tetta, diceva. Non vai a terra, quindi dei giorni a vedere la malattia, no, niente, ritornavo a lavorare. E insomma, io ho fatto 40 anni sonati. Io gli ho detto sempre e glielo continuo a dire, è l'ultima testimonianza di quel periodo, no? Nel senso, solo tu puoi raccontarci questa storia, perché altri purtroppo non ci sono più. Quindi è stata una testimonianza bellissima che va a cornice di questo libro che adesso io ti regalo ufficialmente per il tuo lavoro. Va bene? Grazie.